L'altro giorno mi trovo nello studio di un mio cliente con cui ci conosciamo ormai da tanti anni. Stavamo lavorando su uno dei suoi vari computer e a un certo punto ho avuto bisogno di riavviarlo. Ho fatto un semplicissimo movimento e il computer si è immediatamente riavviato. Ho notato che lui mi guardava con uno sguardo perplesso, ma sul momento non ha osato dirmi niente. Fino a quando ho terminato il lavoro e dovendo riportare al suo posto il computer ho avuto bisogno di spegnerlo. Ho rifatto un movimento altrettanto arcano ai suoi occhi e il computer si è immediatamente arrestato. Stupefatto a questo punto mi ha chiesto come avessi fatto. E io gliel'ho fatto vedere. Lui mi ha detto che non conosceva questo metodo per spegnere e per riavviare il computer e che dovevo assolutamente farlo vedere ai miei amici del canale, che poi saresti tu e tutti gli altri. E allora andiamo a vederlo insieme, perché quasi sicuramente nemmeno tu lo conosci. Ti senti pronto? Iniziamo. Il movimento stranissimo che il cliente mi ha visto fare con le mani è stato esattamente questo. Mentre il movimento che ho fatto quando dovevo riavviare il computer è stato questo. Quando il cliente si è finalmente deciso a chiedermi come avessi fatto, gli ho risposto con le due relative formule magiche, che sono WinXH e WinXHR. Lo so, non si è capito niente. Quando realizzo i video, oppure quando mi capita di fare qualche corso, sono abituato a muovermi, spiegare tutto e parlare molto lentamente. Ma quando lavoro, effettivamente non faccio così e quello che faccio può risultare un filino arcano. Quindi riavvolgiamo il nastro ancora una volta e spieghiamo esattamente esattamente, con calma e passo passo che cosa ho fatto sul computer. Per riavviarlo ho premuto la combinazione di tasti Windows X H R. mentre per arrestare il sistema ho premuto la combinazione di tasti Windows X H a. Andiamo a vederla insieme, ma questa volta al rallentatore. Sto premendo la combinazione di tasti Windows X che va ad aprire questo menu. Successivamente premo il tasto H che è quello evidenziato qui in corrispondenza della voce Chiudi o Disconnetti. Vedi che la H è sottolineata, quindi premendo la H in questo caso vado ad aprire il relativo menu. Se a questo punto vado a premere la A, andrò ad arrestare il sistema, vedi che la A è sottolineato. Mentre se premo la R vado a riavviarla. Infatti, come vedi, la R è sottolineata. Rifacendo la stessa combinazione, un po' più al rallentatore e volendo spegnere il computer, viene in questo modo: Windows X H A e parte il resto del sistema. Allo stesso modo, se invece vorremmo riavviarlo, la combinazione sarà Windows X H, R. Ed ecco che il sistema si va immediatamente a riavviare. Tutto qui. Trovo sinceramente molto comodo questo sistema per spegnere e riavviare il computer che è entrato ormai da tanto tempo nella mia quotidianità professionale. Sono certo che sarà altrettanto comodo per te imparare ad utilizzarlo, senza contare il fatto che magari potrai anche fare colpo su qualche amico che non lo conosce. E detto questo, come sempre, non mi resta che ringraziarti per avermi fatto compagnia nel corso di questo breve video, salutarti e darti come sempre appuntamento. Alla prossima!